Amici di Onda Libera, siamo a Varchi con l'associazione Vibrisse, che è nata da qualche mese. Qui con noi abbiamo le socie fondatrici. Di cosa si occupa questa associazione, che è un onlus, giusto? Sì, l'associazione è nata perché si è sentita in questo territorio l'esigenza di dare una mano ai gatti e randagi, dato che comunque il problema esiste, di gatti per la strada ce ne sono e nessuno fa nulla né per toglierli dalla strada né per comunque tentare di curarli, darli in adozione, provvedere ai loro bisogni e anche tutelare i loro diritti. Ci sono molti canili ma i gattili non ci sono, quindi ci siamo costituite e siamo io, sono Stefania, Loredana e Fabrizia, e per appunto cercare di innanzitutto vedere se riusciamo a costruire un'oasi felina dove poter accudire, radunare questi gatti che già stiamo tutelando, quelli che arriveranno, se arriveranno, sperando che, e darli in adozione, e per dare una mano a quelli che già stiamo curando senza avere ancora un'oasi o un gattile. In tutto quanti sono? Sono parecchi, vero? I gatti che già abbiamo, se facciamo saranno 55, mi dicono 55, sto dicendo 50 per stare, ma ero stretta, quindi sono già 55, quindi colonie che sono in giro per San Giorgio, a Cerasa, e sono anche barchi comunque che stiamo dando noi una mano. Poi se arriveranno altri, come si pensa, perché in estate poi cuccioli ce ne sono, vorremmo appunto creare uno spazio dove se i gatti vengono adottati ben venga, se non vengono adottati possono comunque vivere la loro vita dignitosamente, con cuore e amore, comunque senza essere in mezzo alla strada, senza essere né maltrattati ma neanche rischiare di finire sotto una macchina o altro. Il vostro scopo poi è anche quello culturale in realtà, vero? Sì, in futuro noi speriamo, oltre a aprire l'oasi felina o comunque un gattile, che è una struttura un po' più complessa, anche quello di diffondere un po' di cultura presso le persone per la tutela di questi diritti di questi animali, diffondere anche l'idea di far sterilizzare gli animali in modo tale da evitare che ci sia una procreazione senza un controllo, per cui molto randagismo, e vedere anche se si può fare dei progetti anche presso le scuole di sensibilizzazione con i bambini, i ragazzi, e se si potrà in futuro anche coinvolgere anche il Tribunale dei Minori per dare una mano, di chiedere il volontariato anche ai ragazzi che hanno commesso qualcosa, che vogliono comunque riabilitarsi facendo il volontario contatto con gli animali. E al momento poi, visto che vi occupate voi direttamente anche con i vostri fondi di questi animali, state vendendo anche delle cosine, sì, create da voi, esatto, per avere qualche soldino, insomma. Esattamente, perché purtroppo per ora ci stiamo arrangiando di tasca nostra, ma a questo punto abbiamo fatto un banchetto dove vendiamo oggetti fatti a mano da Fabrizia. Io ho gli orecchini, vi faccio vedere, comunque sono collane e orecchini fatte a mano tipo centrino, e li vendiamo per prendere i soldi, per poi in questo momento ci servono per dare da mangiare ai gatti che già abbiamo in cura, che stiamo seguendo, e basta. Poi abbiamo comunque una pagina Facebook delle Vibrisse e una PayPal, comunque andando sulla pagina Facebook chi vuole fare delle donazioni ha tutte le indicazioni per poterci fare queste donazioni a prescindere dall'acquisto delle collane o meno, quindi chi ci vuole dare una mano ce la può dare tranquillamente. Quindi invitiamo tutti ad aiutare Vibrisse, sì, e in bocca al lupo per il lavoro. Grazie. Futuro. Grazie a voi, arrivederci.